Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio proporre una ricetta che secondo me è molto autunnale, ma anche molto adatta per questo periodo di Halloween, ossia le lasagne di zucca. Sono lasagne fatte al forno, però condite con la zucca anziché le classiche lasagne alla bolognese. Ce ne sono tante varianti diverse, anche qua su YouTube trovate un sacco di ricette, però io vi propongo la mia personale variante. Quindi andiamo subito nella mia cucina e vediamo come si fanno. La prima cosa da fare è tagliare la zucca a pezzi, metterla in acqua e farla cuocere un pochino per 20 minuti, 25 minuti, finché non si ammorbidisce. Una volta che la zucca avrà cotto, dovremo andarla a schiacciare con una forchetta per fare un composto molto morbido di questo genere. E andiamo a mescolare la besciamella insieme alla zucca. Io ho aggiunto 2 o 3 cucchiai di besciamella perché andrò a fare un tegame piuttosto piccolo. Questo poi ovviamente voi lo dovrete valutare in base alla quantità, di cose che dovete cucinare, quindi ovviamente calcolate quante persone siete, però più o meno diciamo che la besciamella deve essere in quantità inferiore rispetto alla zucca. Vado sempre a mescolare. In questo caso io utilizzerò le lasagne verdi. Quindi prendo il tegame e vado a mettere il primo strato di lasagne verdi. Quindi metto il primo strato in basso e vado a mettere la zucca sopra. Come vi dicevo, sono porzioni piccole, quindi questo è un tegame piccolo, quindi ci sta una sola lasagna, una sola. Però questo ovviamente poi se voi avete un tegame più grosso ne mettete di più, però il procedimento non cambia. Comunque quello che dovete fare è sempre andare a mettere uno strato di zucca e uno strato di pasta. Quindi andiamo a fare tutti gli strati, poi vi faccio vedere come andare avanti. Adesso che ho fatto tutti gli strati di lasagne, devo andare a mettere del latte. Lo verso proprio sopra in questo modo. Andate proprio a riempire il tegame finché non arriva al pari con l'ultimo strato della lasagna che avete messo, proprio in modo che cuociano all'interno del latte. In questo modo può sembrare tanto, ma vi assicuro che poi comunque si asciugherà e quindi la cottura risulterà molto morbida. Andiamo adesso a mettere l'ultimo strato di zucca, perché comunque quando versate il latte poi quello che avete messo sopra ovviamente scenderà ai lati, quindi ve ne tenete un pochino da parte per fare poi l'ultimo strato e renderlo esteticamente più carino. E a questo punto potete aggiungere sopra il parmigiano. Andate adesso ad infornare alla massima temperatura per 45 minuti circa. Questo è il risultato delle lasagne al forno alla zucca. Sono appena sfornate, come potete vedere si è formata la crosticina grazie al parmigiano che ho messo in cima. E insomma, adesso andiamo a tagliarle e vediamo come sono anche all'interno. Ecco, le ho tagliate, queste sono le lasagne come si presentano all'interno. Vedete che c'è il contrasto con la lasagna verde e la zucca arancione, quindi insomma è una cosa anche carina a vedersi. Concludo con questo video, vi do appuntamento alla prossima e buon appetito a tutti!